Ciao, io sono Marco Scrone, signore e signori, bentornati da Sky Factory 3. Nell'ultima puntata siamo andati in questa dimensione qui, molto morbida e paurosa e buia e aia mamma mia, ma piena di horror. Avrei voluto metterci un corri, devo essere sincero, tutto questo per fare il nostro bellissimo Void Horror Miner Controller One. Signori, che spettacolo, mi chiedevo come fare le structure block, gli structure block, e grazie al cielo c'è questa hardened stone qui che compensa la mancanza del basalto di l'alabaster, e che quindi con questo crafting assurdo di stone e cobblestone possiamo fare i tier 1. Quindi, signore e signori, noi possiamo ottenere finalmente, eccoli qua. O facciamo direttamente il 2. Non lo so quanti ne servivano. Una trentina. Bam 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 bam. Velocissimi, meravigliosissimi. Andiamo a vedere qui che cosa ci dice Void Horror Miner. Oppela, oppela. Il tier 2 vuole 32 structure block. I machine base me li sono completamente dimenticati. 4 modifier core, 3 laser core e un clear laser lens, o quello che cazzo ti pare. Quindi dobbiamo fare della environment imagine qualche cosa. Dove cazzo stanno? Dove siete? Quali siete? Questo qui è il modifier. Questo è il solar Antonio Calabro. E eccolo qua. Chissà se già c'ho questi qui in autocrafting. Lo scopriremo soltanto. Oddio, sono pieno, no? Devo farne altri. Sono tutto pieno? No. Ok. Allora, tier 2, ce ne servono altri 2 di pezzettozzi. Oppela. Thank you! Dove sono? Sono qui. Poi i machine, ce ne servono 16. Sarà un po' bruttino perché effettivamente è tutto grigiastro brutto, però va bene lo stesso. Eccoli qua, i 16 Antonio Calabro. Vieni qui, era giusto, 16 di BDC. Quanto odio i libri che non si ricordano dove cazzo stavamo, ma va bene lo stesso. 16 machine base, sì, 4 modifier core, quindi schiamo core e facciamo, tagliamo la testa al toro, non fate tantissimo. Lens, ce ne servono 3, molto good, thank you so much. E laser, signori e signori, o erano 3 laser, non lo so, vediamo. Facciamone 3 sti cazzi. Signori, dovremmo già avere il nostro ciccipuzzi. Dove lo mettiamo? Io direi di metterlo qua sotto. Oppela. Che guarda ovviamente il vuoto, perché questo qui deve guardare il vuoto, altrimenti non è felice. Usiamo questi qui per salire. Là. E mettiamolo qui. Yes, molto good. Rompiamo. E andiamo a questo punto a fare la wandina mobida mobida, che ci permette di costruirlo in automatico. Non mi ricordo come si fa. Diamante ossidiana, qualcosa del genere. Eccola qua, che culo. Andiamo giù, va. Oppela, che bello che avere tutto questo spazio e sapere che non laggherà. Aio, mi colpisci. Sei una persona orribile, così alto. No, non lo voglio così alto. Non lo voglio, cioè lo voglio più alto ancora. Un pochito più in alto, mio piccolo tortellino. Adesso sì, questi qui li rompiamo grazie a questo ciccipuzzo. Oppela, oppela e oppela. Oppela e oppela. Andiamoci sopra. Tutti devi togliere. Andiamoci sopra e facciamo così. Tutto grigio bruttissimo, non si può vedere. E ti manca qualche cosa. Che cosa ti manca, eh? Che cos'è che ti manca, mio piccolo tortellino morbidissimo? Signori, ecco che cosa ci manca. Che questo qui è un tier 1 e io ho fatto i blocchi del tier 2. E intanto passa un aereo supersonico. Va bene, va molto bene. D'accordo, siamo pronti. Andiamo a cliccare. E adesso vedete che è diventato più grandino, più grosso, più bellissimissimo. E pronto. Perché? Perché non sei completo, eh? Cosa ti manca là? Dimmi che cosa ti manca e ti dirò chi sei. Dai che sei completo. Dove è bello di cosa? Ma a me sembra completo, ragazzi. A me sembra completissimo, però non funziona e sono molto triste. Proviamo a dargli della corrente. Vediamo un pochino. Sì, vai. Parti, ragnatela.
A me sembra completo. Ma mi viene il... No, ma che cacchio, dovrebbe essere completo, ragazzi. Ma che cosa diavolo sta succedendo? Cioè, fatemi vedere se magari devo prendere qualche altro tier di questi qui del 2. Tutto meno male che c'è sta autografting, ragazzi, che è fenomenale. Riandiamo a vedere qui se mi sono sbagliato di qualche cosa. Qualche cosa, ho vinto qualche cosa. 16 machine base, cioè avevo 30. 32 extractor, 4, 3 laser cruiser, ce l'ho, un clear, 4 modifier. Ragazzi, che cosa diavolo sta succedendo al nostro tier 2? È un tier 2, sì. Sì. Pronto. Non funzioni. Sì, è magico. È guarito, ragazzi, è guarito. Ok, ci mettiamo questo accanto. Oh, sono molto contento. Chissà quanto ciuccia, non ne ho idea. Andiamo a vedere se ce la facciamo con l'energia, ragazzi, perché... C'ho pure un po'. Sono pure un po' in pensiero. Certo, ho fatto il livello 6, quindi dentro c'hanno 32 milioni l'uno. È una bella batteria questa, praticamente. Speriamo che tenga. Va bene. Allora, quello che voglio fare in completazione. Non si dice, in completamento. Guardate che bello questo sistema con il dropper vanilla. Incredibile, no? Il dispenser vanilla. È qui. Io ho messo a macinare il prodotto della nostra farm, vedete? Ta-da! Tanto copper e tanto ciccio. E voglio fare una esosissima furnace, perché nel nostro libro... Perché non riesco a cliccare mai lì sopra? Non lo so perché. Nel nostro libro, una parte degli importanti... Allora, intanto c'è questo qui. Automatic storage or piece chunk from automatic sieves. Ok, e io li sto storando tecnicamente, quindi yes. Però da qualche parte... Oh! C'è il craftare la Master Infusion Crystal. E mi sono ricordato che quindi c'è la furnace. Ci stanno le furnace. Oh mio Dio, si è mosso il posto cenere. Mi sono cagato sotto. C'è la furnace. Ah, vuole la Nether Star. Vuole la Nether Star. Ma sapete che vi dico? Ma sti cazzi. Ma la usiamo oppure no? Allora, furnace. Tacchete e tacchete. Le buttiamo dentro. Oppela. E abbiamo l'Inferium. Poi, questa qui non ho il blocco di... Prudentium, e ce lo buttiamo dentro e patapim. Poi questa, non abbiamo assolutamente l'intermedium, quindi andiamo a prendere questo e ne facciamo 20. Bam 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 bam. E con questo intermedium, opelà, facciamo un blocco. Signore e signori, abbiamo l'intermedium supremium. Ok, supremium, anche in questo caso ne facciamo 20. E si craftano velocissimi, fantastico. Ed ecco tela qua. Supremium, quella era Superium, questa è Supremium. Certo che potevate mettere degli altri nomi. Non ho messo l'autocrafting della Supremium. Ma d'avorio. Sono molto amareggiated. Vediamo un pochino dove lo metto al posto degli stick, al posto dei pannellozzi solari. Sup, vediamo, eccolo, vediamo se arriva. Uno solo. Why you do this? Eh? Why you do this? Due. Sapete che credo? Credo che gli manchi al nostro amico questa qua. Te ne butto dentro un pochettino e ti vado a ridire... Ciccio, dammi 10 super... C'è un loop. Clear all. Ragazzi, c'è un loop con il superior. Oh my god, what the fuck? Che cazzo di loop c'hai? Scusa, eh? 4 superior... Essence è un infusion crystal, yes. E allora? Sono molto triste di sapere che c'è che si è buggato tutto quanto. Ragazzi, non c'è un loop. Com'è possibile che ci sia un loop? Guarda, questo intermedio. Vabbè, lo facciamo a mano, dai. Che vi devo dire? Ho un po' paura, però. Superior, facciamo quest'altro. Ne facciamo tanto. Ma come missing?
Ah, sono uno stronzo, sono uno stronzo. Lui spacchetta questo. Lui spacchetta questo qui. Che stronzissimo che sono. Ok, allora noi dobbiamo fare così. Ecco qua. Ci buttiamo dentro questi e piano piano otterremo quello che ci serve. Praticamente il nostro amico, io per facilità, visto che qui craftavo questi che hanno una durabilità, gli mettevo dentro il Supremium e lui li uncraftava, ok? Vediamola così. Quindi ecco perché non riesce a fandoli. Allora io mi metto a fare il blocco di Supremium, ce l'ho, perfetto. E abbiamo la super fornaciona. Fatemi togliere quel. L'ho tolto? Bravissimo, Marugo Scron, bravissimo. Allora, questa qui invece si fa con il Supremium Block, la Nether Star e Wither Skeleton. Io ce ne ho 8 nell'ultima puntata, quindi ce ne ho. Sì, signori, ce ne ho. Aspetta, ne ho usati 2, giusto? No, 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 è giusto, è giusto, è giusto, è giusto. Andiamo a fare un altro pochito de Supremion. Un pochito proprio más duro. Oppela, 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 oppela. Quanto me ne fai ogni volta che ti metto un blocco di Inferium Block? Togliamo sta lumaca che vediamo un pochino quanto va veloce. 8 pezzettozzi, ce ne servono un pochino di più. Ah, eccolo, ce l'avevo in mano. Che ti serve, che ti serve, che ti. Ah, l'infusion. A proposito dell'infusion, andiamo a vedere un po' come si fa questa qui. Io avevo fatto i dai colorazzi. Aspetta, tu che cosa sei? Io ho fatto i dai colorati, ma volevo duplicare le cose. E invece no, non posso duplicarle. Cioè, non posso farlo, devo per forza colorare. D'accordo. Ok, questa qui si fa. Ah, aspetta! Se non faccio la Nether Star, cioè se uso la Nether Star per quello, non posso usarla per quest'altro. Sono molto triste. Qual è la cosa più utile? Qual è la cosa più utile? Qual è la cosa più utile? Non lo so, 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 non lo so. La fornace. Devo fare la fornace. Devo fare la fornace. Sono molto triste, volevo fare entrambe. Sono molto, molto. Dov'è il mio wither? Dov'è finito il mio wither? Qualcuno ha visto il mio wither? Squeaky, 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 squeaky
riempito troppo, ho esagerato, sorry, ho detto. Ok, questi qui sono... Ci dovremmo essere. Mazza quanto superior. Quindi due bei blocchi. Uno e dos. Perfetto. E adesso ritorniamo su Furnace. Signore e signori, la Ultimate Furnace con un efficiency del... del più 9001%. Pam! Cosa ti manca? Brutta baldracca. Un altro Sumerian Brock. Va bene, ce l'abbiamo, giuro che ce l'abbiamo. Ecco qui. E ti prego, dimmi che, come mi ricordavo, la North Star è equivalente alla Nether Star. Dimmi di sì. Sì, signori, la fornace finale. OMG. Allora, noi abbiamo tanto coal. Cioè, tanto, non è tanto, però godo e mi dà tanto. Ho un exporter, ho gli upgrade che ne crafto sempre un botto, quindi eccoli qui. Oppela, op e oppela, perché non ne fate staccati così, va bene. Andiamo qua giù e, signore e signori, andiamo a mettere, a vedere se questi qui si puttinzano qui fuori. Vediamo un pochino, nope. Sono molto molto triste, molto triste. Purtroppo questa fornace opera in maniera totalmente identica alla fornace vanilla. Quindi dove cazzo la mettiamo? Dove la mettiamo? Che brutti che siete! Siete brutti! Quindi io direi a questo punto che questi danno a destra. Qui ci metto i sawmill. La fornace la possiamo mettere qui.
più o meno, adesso poi vi faccio capire dove voglio andare. Voglio vedere intanto se il call entra di lato, oppela, se va a call, perché potrebbe pure essere cambiata dalla precedente stagione della Sky Factory. Facciamo un arzigogolo, vediamo, il call entra, perfetto, ok, i conduit ce li ho, per ora li utilizziamo così. Che cazzo è successo? Oh mio Dio, perché vede questo? Wow! Questo significa tante cose. E voilà! È velocissimo. È qualcosa di assurdo. Il problema è che questi cavi vanno troppo lenti. Cioè, ragazzi, va troppo lento a confronto di quanto questa fornace maceri. Cioè, è assurda. È davvero assurda. Cioè, maceri, scusatemi, ciucci. Esatto, sta ciucciando. Ciuccia, ciuccia, guardate qua. Velocità incredibile sul Reeducational Channel. Allora, io adesso sono indeciso. Se fare tanti sumil e ottenere il doppio di queste, oppure sbattermene nel cazzo e buttarci dentro le cose così come stanno, tanto ben sapendo che quella fornace è velocissima. Non lo so, vediamo se abbiamo dei capacitator dalle loot box. Ottimo, 9 pezzi. Vediamo di fare altri due sawmill. Grazie e grazie per tutto il pesce. Anche se in fondo ci ricresce la vita. Dovrei trovare un altro modo per mettere le cose. E forse ce l'ho con una chest. Una chest potrebbe essere la soluzione. Però poi come ce le faccio finì dentro? Marcus Cron, stai a dire un sacco di cazzate. Sei un pazzo scatenato. A meno che io non prenda il prodotto di questo. Anzi, di questi. Ok. Sì, si potrebbe fare. Non lo prenda con degli import. Sì, facciamo così. Datemi un secondo. Oh, adesso è molto 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 più performante, ve lo spiego subitissimamente. Questi prendono direttamente da qui e quindi non c'è il problema di come passarglieli e quanto velocemente. E mettono direttamente a queste due ender chest che stanno di faccia, quindi loro prendono, prendono, mettono, mettono, è praticamente automatico. E qui sotto c'è soltanto un upgrade per buttarci dentro la robetta che come potete vedere è saturo perché ci abbiamo un sacco di roba, ragazzotti. Quindi adesso abbiamo la possibilità di mettere qui la nostra fornacina con un exporter, un altro exporter ed un importer. Allora, c'ho davvero tanta merda tra le mani e devo essere molto bravo nel gestirla. Ok, allora ci mettiamo lo stack upgrade perché qui verrà. Posso mettere più stack upgrade? Ma che cazzo stai dicendo? Davvero? Ma è fantastico, va bene, è fantasticissimo, sono innamorato di sempre più della Refined, davvero wow. Ok, signori, allora il prodotto di questi cicci è questo, ad esempio, no? Quindi noi dentro l'inventario abbiamo il gold. Andiamo a vedere, bim 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 bim, meraviglioso, è meraviglioso. Che spettacolo, signori, che spettacolo. Il collo non sembra scendere poi così tanto. Quindi mettiamoci lo stack upgrade qui dentro, signori. Bam! Quasi istantaneo. Forse è istantaneo, non ne ho idea. Cioè, uno stack in 5 secondi neanche. Il tempo di vederlo andare via. Andiamo a vedere, a scrivere ore. Guardate, 186, 122, 158 perché ce li mette, 94. È bellissimo, 125, 62. Signori, che spettacolo spettacolare. Ok, l'oro se n'è andato e non ritorna più. Quindi, per ora adesso io butterò dentro queste cosine perché, ecco, sono molto impicciati dal momento. Andiamo a prendere l'iron, il nickel ed il copper. Ma qui c'è anche l'alluminium, molto bene, molto bene. Andiamo a buttarli dentro. Mamma mia che casino questo posto, mi piace tantissimo. Cioè, questo casino è bellissimo, è strabello. Ed ecco qua il nostro iron che si fa. Signore, questa fornace è spettacolare. Eppure è giusto, eh. Cioè, si fa con la Nether Star, quindi ci sta che sia OP. Consuma il fuel e non l'energia. Noi siamo molto, molto, molto felici. Voglio vedere un attimo quanto consuma di coal, perché non consuma un cazzo.
non consuma niente. Oh mio Dio. Ma sul serio? Aspetta un attimo, facciamo una prova così, perché sono un ragazzo curioso. Allora, io adesso tolgo questo, poi rompo questo e poi attacco soltanto un cavo. Oh minchia. Ma che efficienza è? È il vino! 9000! Cioè io qui potrei mettere lo stack di gol e si farebbe un botto di roba. Allora no ragazzi, mettiamoci semplicemente un exporter con un call e lui ogni tanto ne mette uno, che cazzo ce ne frega. Fantastico! Vediamo qui dentro come stiamo messi, ci abbiamo ancora tanto oro e adesso il problema sono questi, sono i Sogmill. Però non ne produrrò mai così velocemente, cioè questo qui è un caso perché li ho attaccati, ok? Praticamente, cioè non li ho attaccati, li ho tenuti staccati, quindi io per ora faccio così. E ci mettiamo anche questi dentro. Lo so che è una perdita di oro, però vorrei che il mio impianto funzionasse in autonomia e non andasse, si intoppasse o andasse a cazzo di cane. Ci mancano degli ore che non abbiamo messo, ovvero l'iron, il copper, il lead, questo qui il nickel e basta, ci dovremmo essere. Là, vediamo qui che sta facendo questo molto bene. Quindi signore e signori, buttiamo tutto dentro, iron, e poi ce lo riprendiamo. Ce lo dobbiamo riprendere. Qualcuno glielo facciamo prendere ai nostri ciccipuzzi, eh? Minchia quanto sei. È davvero tantissimo. OMG. What the fuck. E facciamo su e giù fino a quando non abbiamo completato tutto il processo degli ore. Tanto lavoro, ma ne è valsa la pena, signori. Questo piccolo blocchetto 3x3 c'è tutto il processing degli ore. Guardate qui. Questi qui valgono. Ma è troppo veloce. È davvero una figata. Mi piace un sacco usare queste Ferrari Super OP. Tra l'altro sto liberando spazio. Qui metterò tutte le Quantum Storage Unit. Come potete vedere la cobblestone sale. Anche perché c'è un Archivements molto importante, che è quello di riempirlo, come per il vecchio Deep Storage Unit. Quella è una Quantum Chest, se non sbaglio. E quindi signore e signori, possiamo andare a mettere la spunta, oltre a quello lì che abbiamo visto prima, anche a Collect Ore from the Void with a Void Ore Miner Structure. Un'altra cosa molto carina che possiamo fare al volo è un Solar Array di Tier 1. Aspetta, vuole un Solar Array di Tier 4. Minchia. Harness the power of lighting with a lighting rod. Quindi dobbiamo fare anche la lighting rod. Non che mi serva molto, se devo dire, perché è un tipo di energia molto incostante. Però non vedo perché non fare, non come obiettivo, ovviamente, il tier 4 del Solar Array. Oh my god, Nether Star, vibrantallo e blocco. Vabbè, questo non è un problema. Che carino, hanno integrato il pannellozzo solare. Guarda, fortunatamente ci abbiamo tutti gli autocrafting, signori. Volevo vedere questo qui. Il tier 4 si fa con la Nether Star. Signori, mi sa che iniziamo a dover prendere una direzione verso le Nether Star. Vabbè, ci sono altre cose da fare. Andiamo a dare una letta insieme, perché no? Allora, devo uccidere un Wither a mano per craftare la Master Infusion Crystal. Questa assolutamente la Supremium Apple. Perché no? Marukus Kron, perché no? Perché devo fare così, poi fare così. Dai, dimmi che c'ho tutto, perché faccio sempre i crafting un pochino più grandi. No, sup, sì, possiamo farlo, sì, è bello di casa, vieni qui. Ok, e signore e signori, abbiamo la Supremium. Oh yes, ce l'abbiamo fatta, non era molto difficile, ma va bene. Questa è interessante, la Supremium Armor. Questa dovrebbe essere molto interessante. Armor, mi sa che per fare questa armor, signore e signores, se che cazzo sei, non lo so, serve, c'è proprio l'ingots. Minchia, 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 minchia.
Che figo! Che fighissima questa cosa! No, ce la dobbiamo spaccare! Ci serve un boss fight con il Wither. Ci servirà una boss fight con il Wither per avere una Nether Star per poter fare l'Infusion Master che ci permetterà di avere tranquillamente l'autocrafting del Supremium. Tra l'altro, l'autocrafting che io devo assolutamente allargare, verrà un po' brutto, temo, però dovrò farlo. Signori, spero che queste puntate della Schia Factory vi stiano piacendo. Mi sta davvero facendo impazzire un po' come abbiamo fatto il mondo, che è un po' spoglio se devo essere sincero. Un po' tutto il pacchetto vi piace assai. Guardate lì le gallozze. Ah, ma ve l'ho detto che sono riuscito a farle infilare dentro? Me lo sono scordato. Oppela, guardate qui. Gallozze morbide. Vediamo se hanno fatto. Emerald Chicken. Yeah, very good. Vediamo se queste sono growate. 4, sì, un 5, un 544, buono. Un 554? Ma magari c'è anche un 555, eccole. Eccole. Vediamo se le altre sono, si sono inchiappettate. Blaze, no, che mancava? Allora, io ho messo Cactus Green con Diamond per fare l'Emerald. Ma la Diamond con... Ah, questo è il Nether Parp. Sono un coglione. Glowstone e cacao. Cacao. Mentre questi due dovevano darmi qualche cosa di interessante. Blaze. Vediamo un pochino. Blaze. Oh mio Dio, c'è un Enderman. C'è un Enderman che è morto. Così. Davanti ai miei occhi. Va bene. Slime e Blaze ci danno dal magma, no? Questa mi doveva dare il Ghast. Bone Mill e Blaze Rod. Questa è Bone Mill, no? Yes. Dove sono le Ghast Antonio? Eh? Eccole. Hai visto, raga? Basta chiedere. Signori, abbiamo la gallina dello smeraldo. La gallina del diamante che devo far crescere importantemente. Yes. E abbiamo la gallina del Ghast. Ghastier che è davvero... È una risorsa poco farmabile al momento, quindi ben venga, davvero davvero ben venga. Sono molto felice di tutte queste cose, sono l'Enercitto dei Polli. Bella raga, alla prossima!